La notte scorsa la circolazione veicolare sul tratto della strada statale 309 Romea, interessata dal cantiere sul ponte sul Brenta, è stata interdetta per dare ai tecnici la possibilità di effettuare il varo delle travi in acciaio e proseguire i lavori di sostituzione della campata troppo ammalorata per poter essere ripristinata. Sono state posizionate due travi in acciaio, ciascuna di circa 18 tonnellate di peso, ed ora si potrà procedere con la realizzazione dell'impalcato in calcestruzzo e l'asfaltatura. Il transito dei tir e degli auto articolati che in questo periodo di lavori non hanno accolto l'invito a spostarsi sull'autostrada per giungere alla loro destinazione, preferendo intasare questo tratto, hanno creato una serie di disagi all'utenza a discapito della sicurezza e della mobilità. La mancanza di rispetto dei semafori, delle precedenze e non cedere il passo a mezzi di soccorso quali ambulanze e forze dell'ordine ha provocato nella popolazione una acredine nei confronti dei lavoratori del cantiere che colpe non potevano avere, ma sui quali sono cadute di riflesso. Una moviera è stata quasi colpita da un'auto che proseguiva ad alta velocità e i lavoratori del cantiere si sono sentiti lanciare offese e insulti, inutili, superflui e antipatici. Quando è stata sostituita la prima parte della campata, lavoro eseguito nella notte tra il 14 e il 15 maggio, sono stati necessari 14 giorni per il ripristino della circolazione sulla corsia. Se i tempi fossero rispettati, tra un paio di settimane il cantiere dovrebbe permettere la circolazione su entrambi i sensi di marcia. Secondo questi calcoli, con qualche giorno di ritardo sul cronoprogramma, ma comunque accettabili. Speriamo che non sorgano intoppi e che il tutto proceda regolarmente. Signori che sono qui da tanti anni, vengono ogni anno qui, vengono da Bergamo, giusto? Ma con tutti i posti che ci sono, perché qui oggi venite? Perché qua c'è l'aria migliore per il respiro, ci troviamo bene. Sì, mi manca l'ossigeno ai polmoni e infatti anche il dottore mi ha consigliato Chioggia di venire giù qui alla diga per respirare un po'. Infatti quando sono qua 2-3 lineette in più ce le ho. Ah. Al posto di 90-89 infradito, sì, no? Sì. Mi arriva 93, anche 94. Ah. Ah. Però, vuol dire che c'è un... Eh sì, mentre da te non vai sempre... Invece lì faccio fatica a tenerlo a 91. Ah, capito. Vuol dire che qualcosa c'è. Eh sì, infatti, è proprio una dimostrazione... No, non so se è, che se è mia moglie o se è la mia amica che ho qua. Può essere l'amica. Certo. Bene. Grazie. Grazie a voi, grazie gentilissimi. Grazie. Ciao, grazie. Questa mattina, 26 giugno, presso il Centro di Formazione Professionale Cavanis di Chioggia, la Fondazione del Rotary International ha consegnato ufficialmente la donazione consistente in dotazioni informatiche per ambienti virtuali collaborativi. La donazione è avvenuta alla presenza della rappresentante del Rotary Distretto 2060, Marina Grasso, del presidente del Rotary Club di Chioggia, dottor Giovanni Mancini, e del vicepresidente Giuseppe Boscolo Lisetto, in rappresentanza del Centro, padre Luigi Bellin, il preside Alberto Baccadel e il direttore Vincenzo Giannotti. La donazione è il frutto di un programma di aiuti in sostegno all'Italia nell'emergenza sanitaria, messo a punto tra Rotary e il governo degli Stati Uniti mediante USAID, l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale. USAID elargirà 5 milioni di dollari alla Fondazione Rotary, l'ente filantropico del Rotary International, in 18 mesi, con lo scopo principale di sostenere gli studenti nel processo della didattica a distanza. In quest'ottica, il Distretto Rotary 2060, che unisce 92 Rotary Club di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Sud Tirol e Veneto, ha deciso di sostenere 23 centri di formazione professionale donando sistemi mobili per la didattica digitale e videoconferenze per aule e laboratori. L'unico centro selezionato nella provincia di Venezia è stato questo dei Padri Cavanis. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17, anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. La pizza da Leo ti aspetta!
I residenti delle abitazioni che si affacciano sull'anello dell'Usenzo hanno raggiunto il limite di sopportazione e dopo una chiamata alla polizia fatta verso la mezzanotte di qualche giorno prima richiedendo alla stessa di vigilare, hanno deciso di cominciare a farsi sentire attraverso esposti alla pubblica sicurezza. Un cittadino, residente di una via che si affaccia su quella che sarebbe una stupenda zona del nostro territorio se non fosse per le frequentazioni in alcuni orari, a nome suo e di altri residenti, chiede ufficialmente a questo punto che vengano fatti sopralluoghi nella via Berlinguer, in prossimità della riva, evidenziando che una ventina di giovinastre, di giorno e soprattutto di notte, dalle 22 fino a notte inoltrata, mantengono atteggiamenti di disturbo della quiete pubblica, con via vai di motorini, schiamazzando, frantumando bottiglie, facendo assembramenti, sporcando e provocando un baccano infernale, incuranti del disturbo che arrecano a chi necessita di riposo. I cittadini non osano neppure provare a far sentire le proprie ragioni per paura di ritorsioni come è accaduto in passato. I residenti si dichiarano esasperati, chiedono controlli in modo da ripristinare la quiete e per identificare chi provoca scompiglio, ciò per sentirsi maggiormente tutelati. Il consigliere comunale Pasquale Emanuele del comune di Cavarzere denuncia la pericolosità della strada provinciale numero 8 che collega Boscochiaro a Cantarana, interessando quindi sia il comune di Cavarzere che quello di Cona. Già nel settembre dello scorso anno aveva segnalato la situazione in cui la strada versava, ma non aveva ottenuto alcuna risposta. Ora la situazione è peggiorata, lo stesso consigliere la definisce da paura, con la formazione di crateri e dislivelli che rappresentano un serio pericolo sia per chi circola in auto, ma tanto più per chi adopera motocicli e biciclette per potersi muovere. Nel 2020 è stato abbassato il limite di velocità e portato a 50 km orari. Nel piano asfaltature della città metropolitana di Venezia per il 2021 la strada provinciale numero 8 non è stata inserita. Inoltre mancano alcuni tratti di guardrail nei punti più pericolosi ed è priva dei delineatori di margine lungo tutto il percorso. Pasquali sottolinea che la strada non è un'arteria di serie B e l'utenza deve avere lo stesso rispetto di coloro che percorrono le altre arterie che corrono a nord nella provincia di Venezia. Anzi, sembra essere uno dei collegamenti privilegiati per chi, arrivando da Padova e dalla Monselice Mare, si dirige verso le spiagge di Sottomarina e Isola Verde, spingendosi ai lidi ferraresi, soprattutto ora, vista la situazione disagiata per chi percorre la Romea. Il consigliere, pertanto, richiede che la strada provinciale numero 8 venga inserita in un provvedimento di urgenza, che possa almeno permettere il ripristino dei tratti più disagiati e pericolosi della pavimentazione della strada in questione. Ciò sarebbe fattibile in quanto sono attualmente in opera i lavori di asfaltatura delle vicine provinciali numero 85 e numero 4. Esorta quindi i sindaci dei comuni interessati ad adoperarsi per sollecitare l'intervento con i diretti interessati.